Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là, da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio. A questa voce vo comparando e mi so bien l'eterno e le morte stagioni e la presente, e viva il son di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare. Metto le mani nella sabbia, mi piace giocare con l'infinito. Ora le mani e i piedi sono nudi, nudi gli alberi di foglie, nuda l'anima. Mi alzo, vado a riva, ho voglia di sentire l'acqua fredda sui piedi, ho voglia di bagnarmi le mani, ho voglia di ricordarmi che a riva ci si può arenare, ma che dalla riva si può anche ripartire. Buonasera a tutti, benvenuti, il mio più cordiale benvenuto. Benvenuto a voi che siamo, dicevo prima, dei coraggiosi, ma la cultura avanza, va avanti e non si può fermare. Mi è doveroso fare un ringraziamento a Gianluca Del Mastro, presidente della Fondazione dell'Ente Ville, alla gentile dottoressa Filomena De Simone dell'Ente Ville Vesuviane e poi ai graditi ospiti. Io faccio un po' da padrone di casa. A fianco a me, alla mia sinistra, c'è Rosa Volpe, l'autrice, che debutta stasera in un posto così importante. In un posto così importante, caro a noi tutti, non solo torresi. E poi, ovviamente, agli altri ospiti, alla mia destra, la dottoressa psicoterapeuta Angelina Pettinato, scrittrice anche lei, alle designer Barbara e Laura Fedele, che sono qua avanti ai primi posti, e soprattutto all'editore, al coraggioso editore, al folle editore Marco Marchese. Vorrei dirvi tante cose, ma soprattutto vorrei dirvi che tramite un comune amico ho detto subito di sì. Non conosco, non conoscevo Rosa, da pochi giorni l'ho conosciuta, ma subito di sì, perché è scattata quella molla dell'empatia a distanza, quella molla che mi ha portato sulle stesse onde, e ho detto di sì, vengo molto volentieri. C'è molto da dire. Questo libro, come dice chi ha curato la presentazione, la dottoressa Pettinato, bisogna ritornare di nuovo alla prima pagina, alla pagina precedente. I rimandi ne sono tantissimi. Il mare è l'argomento che coinvolge lei in un viaggio lunghissimo. In questo testo, in questo volume, c'è una vita intera, quella di una bambina che sente i profumi, che sente gli odori, che vede, che gusta, che ascolta. Ci sono tutti i cinque sensi in questo testo. È un volume evocativo. Vorrei dirvi tante cose, ma mi taccio, perché il mio ruolo è quello di moderatore. I moderatori parlano poco e devo passare immediatamente la parola ai relatori, altrimenti incomincio a parlarvi del mare, tanto amato da Omero e da tutti gli altri, compreso Giacomo, ma tutti quanti, Montale, e anche le nostre canzonette, cosiddette canzonette. Penso a Battisti, a Lucio Dalla. In tutte le canzoni di Dalla c'è il mare.
Ma il mare ha a che fare con qualcosa di primordiale, con il grembo della madre. Il mare è la grande madre. Va bene. Allora, passiamo subito, do subito la parola alla dottoressa, alla scrittrice Angelina Pettinato, e chiederemo subito qual è il valore terapeutico della parola. Valore terapeutico della parola, perché sto nella parola. Questo testo è anche un attraversamento tra la semantica e la semiotica. Siamo nel regno dei segni e della parola. Qual è la parola? Sto nella parola. La parola alla dottoressa Angelina Pettinato. Buonasera a tutti, sono molto molto felice di essere qui e di essere in un sogno che è il sogno di Rosa. Io l'ho visto nascere ed è emozionante vedere come la parola si è fatta azione e che questa azione oggi noi possiamo condividerla e lanciarla con grande fiducia e coraggio nel futuro. Io amo la parola, la adoro, perché la parola evoca il futuro, evoca il passato, ma è sempre nel presente. E quando sono entrata qui, io non lo sapevo che saremmo entrata, che sarei stata in questa villa. Quando ho visto lo studiolo dove Giacomo Leopardi ha scritto la ginestra, io mi sono emozionata tantissimo e ho pensato: wow, Rosalba inizia dall'infinito. E in effetti, quando ci siamo incontrate, era tutto infinito, era tutto al tempo infinito. E poi piano piano abbiamo apprezzato la bellezza, la forza e la potenza del presente, e quindi l'infinito ha cominciato a dare forma a un sogno, e quindi abbiamo cominciato a dire io faccio, io realizzo, io manifesto. E per far questo abbiamo scardinato tante credenze. Come diceva Gandhi, le tue credenze diventano i tuoi pensieri, i tuoi pensieri diventano le tue parole diventano le tue azioni diventano le tue abitudini diventano i tuoi valori, e i tuoi valori diventano il tuo destino. Allora la parola sta quasi nel mezzo, è quel mezzo che ci permette di capire chi sono, cosa mi ha portato qui e cosa può spingermi altrove, ma anche nell'altruità, cioè nell'altro, a comprendere l'altro. Quando il professore dice: ho detto di sì perché sono andato in immediata empatia, a pelle ho capito che c'era una sola risposta da dare: sì. Ed è la risposta che tutti i giorni noi dobbiamo dare a noi stessi: sì, io posso, sì, io ce la faccio. Allora tutti gli infinito che abbiamo dentro abbiamo il dovere di trasformarli in presente e coniugarli, non solo con io posso, ma anche con noi possiamo. Qui c'è una squadra in questo momento, c'è una squadra di persone che hanno ruotato intorno al sogno di Rosalba. Rosalba, Rosa e Alba. Qui c'è un'alba mentre sta arrivando un primo tramonto da Rosalba scrittrice ufficiale. Ed è bello perché quando mi ha fatto vedere Rosalba i disegni delle grandissime designer che abbiamo qui, ho pensato: mamma quanto è brava Rosalba, ho pensato: mamma quanto la sua parola è penetrata nelle anime di chi ha avuto il coraggio di leggere questo testo. Perché per leggere un libro bisogna avere coraggio, perché quando tu hai il coraggio di aprire un libro, tu apri non solo il mondo dello scrittore che ha il coraggio di presentarsi, ma anche il tuo mondo che in quel momento prende il coraggio di presentarsi a se stesso. Perché all'inizio parla Rosalba, ma subito dopo, già alla terza, quarta parola, parli tu. Sei tu. E ti sorprendi del fatto che tu sei lì e non l'hai scritto tu, e magari lei manco ti conosce. Com'è possibile che uno scrittore scriva la vita del lettore?
per me è un'alchimia, per me è una meravigliosa alchimia che può nascere solo quando tu davvero comprendi il potere enorme dell'empatia, quanto questo tempo ci sta dicendo siamo empatici, assumiamo la prospettiva dell'altro, sospendendo il giudizio. Per leggere questo libro bisogna avere il coraggio di sospendere ogni giudizio e di goderselo come viaggio nell'anima, non nell'anima di Rosalba. Rosalba è un veicolo, è un viaggio nell'anima, nell'animo umano, che sa entrare in profondità, che scende negli abissi dell'essenza, la trova, la conquista e con grande coraggio la riporta su, a galleggiare, a godersi il sole. Ma per godersi il sole bisogna avere il coraggio di scendere negli abissi. Ma è bello scendere negli abissi. Tutti hanno paura di scendere negli abissi perché dice: come faccio io ad affrontare il dolore? Non lo voglio affrontare il dolore, non lo voglio affrontare. Io dico: no, affrontiamolo insieme, entriamoci dentro, perché dall'altra parte del dolore ci sei tu che ce la fai. C'è il tuo infinito che aspetta di essere coniugato al presente, ancora meglio al gerundio. Perché fai, facendo tu impari, facendo tu ti conosci, facendo tu comprendi, facendo tu realizzi. Non c'è altra strada per realizzare dell'avere il coraggio di fare. E questo è il mare che ho dentro. Rosalba ha deciso che era arrivato il momento di essere se stessa al 300% e di mostrare il suo coraggio di andare fiera nel futuro, avendo integrato ogni bellezza del suo passato, perché c'è tanta bellezza in questo passato che andrete a leggere. Io non solo lo leggerei, io addirittura lo regalerei a chi pensa di non potercela fare, perché questa è testimonianza del fatto che ce la si fa sempre se ci crediamo. Noi abbiamo bisogno di fare un atto di fede nelle nostre capacità. Ognuno di noi ha un talento, qualsiasi sia questo talento. Noi abbiamo un solo dovere: declinarlo, coniugarlo, manifestarlo con coraggio. Dobbiamo avere il coraggio di dire a quel bambino che dentro di noi: io ti onoro e ti manifesto. Perché ognuno di noi ha il suo bambino interiore che scalpita, a volte piange, a volte ride, a volte fa il matto, più spesso la mia è pazza scatenata, è proprio pazza scatenata. E io l'ascolto e mi diverto a darle voce. È stato facile? No. È stato naturale? Sì. È stato molto naturale. E quando cominci a riprendere coscienza del tuo bambino interiore, veramente non esiste ostacolo. Veramente l'ostacolo, il mostro, inizia a mostrare con grande chiarezza che tu ce la puoi fare. Ed è tutto una parola. È tutta una vibrazione. La parola è una vibrazione. Una vibrazione che l'essere umano si è cercato nel corso della sua evoluzione. L'uomo non è nato migliaia di anni fa che sapeva parlare. Se l'è cercata la parola, l'ha voluta, e l'ha voluta così tanto che oggi siamo gli unici che riusciamo a parlare con tanta meraviglia, con tanta bellezza, riusciamo a fare cose straordinarie. In questo caso abbiamo il leopardi qui e citiamo lui, che con la parola è riuscito a fare meraviglie. Ancora oggi la sua parola incanta, ispira, commuove e spinge in avanti. Lì dove qualcuno ci ha visto un pessimismo cosmico, io ci ho visto un infinito, io ci ho visto un'alba, io ci ho visto una possibilità, io ci ho visto amore, io ci ho visto tenacia, io ci ho visto coraggio. Se noi riusciamo ad andare oltre il giudizio, noi davvero troviamo la strada. E io dico che chi vuole un miracolo deve costruirsela questa strada. E questa strada ce la si costruisce riconoscendosi. Sì.
come esseri umani divini, capaci di realizzare il proprio destino. Le credenze determinano il proprio destino. Ora, come si indossa una parola? Scegliendola come si fa quando si va in un negozio e si sceglie l'abito migliore. Dobbiamo imparare a scegliere le parole. E quando dentro di noi cominciamo a pronunciarne di negative, dobbiamo eliminarle. Punto. Vanno eliminate. Ogni volta che ci diciamo no, ogni volta che diciamo brutte parole o che pensiamo di dire brutte parole a qualcuno, lì dobbiamo avere il coraggio di eliminarle e di scegliere solo buone parole, parole appropriate, parole utili, parole ricercate. Perché ogni volta che noi incontriamo l'altro, noi incontriamo la parte divina di noi stessi. Perché anche quando ci tratta male, quando ci tratta male ci sta facendo vedere qualcosa che noi dobbiamo risolvere dentro di noi. Dentro di noi, quando un equilibrio si rompe fuori è perché vuole mostrarti qualcosa che devi ricostruire dentro, con coraggio, con grande coraggio. Io sono onorata di aver conosciuto Rosalba, sono onorata di poter essere entrata nelle sue albe, nei suoi tramonti e anche nella sua quotidianità e di aver potuto vedere come è riuscita a livello professionale, ma ancor di più a livello umano, a dirsi sì. Si era già detta sì come moglie, si era già detta sì come madre, oggi si dice sì come scrittrice, e questo è un grande dono che lei ha fatto a se stessa e a chiunque la incontrerà, perché chiunque la incontrerà saprà che i sogni si realizzano. Grazie. Insomma, è un viaggio impervio, tortuoso, ma l'aurora ci aspetta. Il sole brilla sulle tue acque, c'è un gioco di luci e colori folgoranti, uno spettacolo di ineguagliabile bellezza. Tu mi appartieni, mi sei sempre appartenuto. Mi sei sempre appartenuto quando ho imparato a nuotare da bambina. Eravamo al mare. E nessuno si era accorto che il salvagente era bucato per rimanere a galla, per sopravvivere. Me lo hai insegnato. Le mie gambe hanno cominciato a muoversi, le mie braccia pure. Avevo 5 anni, mi sei appartenuto quando studiavo e dalla finestra della mia camera ti vedevo e il tuo infinito. Mi ricordavo che non c'è limite alla conoscenza, non c'è limite alla volontà. Mi sei appartenuto la sera in cui ho incontrato l'amore, le tue acque scure, calde, illuminante. Dalle stelle mi suggerirono che lo avevo aspettato da sempre e che era il momento di imparare la reciprocità. Una corrente di acqua calda mi accarezza il corpo, mi stendo su di te come da bambina. Mi affido alle tue parole, hanno il ritmo delle onde. Nel tuo sangue scorre la mia acqua, le tue radici affondano in me. Sei figlia e nipote di marinai, i tuoi bisnonni, abili artigiani, costruivano arnesi per le imbarcazioni. I tuoi nonni vivevano di mare, navigando e vedendo pesci. Tuo padre è vissuto di mare. Il mare è dentro di lei. La lettura dell'infinito di Leopardi ci porta a una condizione della finitudine, una sorta di nirvana, di non avere più alcun dolore, perdersi, affogare in questa immensità. Invece Rosa Volpe ha una condizione più terrena, più umile, parla, dà del tu al mare. E in questo ho visto molto del Gozzano. Penso perfino alla signorina Felicita, in una stanza dove tutto rievoca in passato che non c'è più, ma delle cose più piccole, di quelle più ordinarie, quelle quotidiane, di tutti i giorni. Dicevo che questo testo abbraccia un po' tutti i 5 sensi,
la cioccolata, il gusto dell'acqua della Madonna, il profumo dell'aria, i colori del mare, la molteplicità dei colori lustureggianti. Do la parola alle due bravi e le bravi designer che hanno illuminato, che hanno dato una serie di immagini, anche queste fortemente, fortemente evocative, e sono immagini che ci riportano un po' nella nostra fanciullezza. Le fate, le fate, le favole, le fiabe. Sì, perché sono un po' delle immagini tra il naif e l'infantile, ma sono fortemente evocative. Do la parola a Barbara. Innanzitutto, si sente? Sì. E voglio ringraziare tutti i presenti, gli ospiti che sono qui con noi in questa presentazione, e soprattutto voglio ringraziare Rosa per averci scelto, perché è un incontro che, diciamo, è venuto fuori dopo anni che non ci sentivamo, ma che è stato emozionante per tanti motivi. E ringrazio quindi te per averci scelto e per soprattutto in questo giorno così importante della tua vita. Ringrazio l'editore coraggioso, perché la presentazione del libro di Rosa non poteva che avvenire in questa splendida villa con questa scenografia pazzesca, e il mare che ho dentro ce l'abbiamo anche fuori come protettore delle, diciamo, della nostra vita. Anzi, come dice Rosa, il mare è maestro e maestria a cui attingiamo per trarre forza ed energia, soprattutto in molti momenti della nostra vita in cui abbiamo bisogno di ritrovare equilibrio e bellezza. Il mare che ho dentro è un libro splendido, a mio avviso, che vi consiglio di leggere e di rileggere. E come se il mare è come se parlasse, diciamo, lo incontriamo per immergerci al suo interno come una sorta di grembo materno. In questa maniera lo troviamo ovattato, rassicurante, però con il suo continuo moto ondeggiante, diciamo che ci ricorda in ogni onda nuove e inattese esperienze, e così un po' ci ricorda il ritmo della vita che con lo stesso metodo, diciamo, ci toglie e restituisce. Il mare rispecchia l'animo complicato dell'uomo, e diciamo che ci sono momenti in cui le acque cristalline possono rispecchiare una limpidezza d'animo, ma ci sono anche momenti in cui l'oscurità del mare rappresenta invece un momento un po' più tenebroso che tutti attraversiamo. Ognuno ha il suo mare, questo ce l'ha insegnato proprio bene Rosa nel suo libro, e ci fa comprendere che non tanto navigato, ma esplorato, perché in questo modo diciamo, conosciamo molto meglio la profondità di noi stessi. Al mare noi, come uno scrigno, affidiamo i nostri pensieri più intimi, i nostri desideri, i nostri sogni, anche tanti nostri dubbi e tante nostre paure. E diciamo, anche quando ci sentiamo un po' persi, in lui troviamo amore e tanta sicurezza. Del resto il nostro corpo è composto del 75% di acqua, questo lo sappiamo, e siamo collegati a questa immensa distesa azzurra, quindi dal principio della nostra vita. Barbara, chiedo scusa se ti interrompo, volevo un po' chiedere qualche cosa di più specifico sull'aspetto grafico, sul disegno, sì, i colori, arriverà. Se ci sono dei riferimenti. Sì, sì. Diciamo che guardare i colori del mare da sempre affascina, perché i colori del mare, dal più limpido, quindi dal più verde, dal più trasparente, al turchese, che invece è il più evocativo, il più in qualche modo comunicativo, è detto anche il colore atlantideo, perché appunto rappresenta un po' più gli abissi del nostro inconscio, fino al blu, che è proprio il punto più intenso del nostro io.
E molti artisti, quando si, tutti coloro che producono arte, i musicisti, gli artisti, i designer, hanno diciamo un rapporto con il mare quasi di disciplina, perché si devono incontrare con il mare proprio per ritrovare stimoli, e da qui nascono nuove idee, nuovi progetti in concreto. Diciamo che il mare attiva la mente blu, cioè di noi stessi, non quella rossa, quindi quella apatica, distratta, stanca, ma la mente blu è proprio quella in cui è quella più collegata alla sfera emotiva, e nella cromoterapia il blu rappresenta appunto il colore della calma, della serenità e del relax. Diciamo che voglio un po' sottolineare il fatto che l'incontro con i colori del mare è particolare, e in questo percorso, soprattutto nei giorni difficili del lockdown, diciamo che c'è illuminato, perché tutti vediamo un po' il mondo nero, e invece con l'incontro con Rosa ci ha fatto ripercorrere quello che poi è alla base dei nostri progetti, la storia del colore, la cura dell'immagine che poi ha trasformato le sue parole in tratti grafici. E voglio dire che con Rosa, sin dalla copertina che voi vedrete, quindi è un insieme di profili di volti, di parole e di sfumature di colore che come all'orizzonte si sfumano come i nostri pensieri, diciamo, vuole trasmettere sin dalla prima propria immagine il messaggio che Rosa poi invece trasmette in tutto il suo libro, che ognuno incontra il proprio mare, quindi ognuno lo incontra a modo proprio. Può essere verde, turchese, blu o intenso o di altri colori, ma non è un viaggio che ha un inizio o una fine, ma è un percorso emozionale, quindi è intriso di parole vecchie e nuove che hanno anche significati diversi. E l'unica cosa è che questo viaggio va fatto con un cuore molto coraggioso, questo Rosa ce l'ha insegnato, con vele spiegate e col vento sempre in poppa. E questo è un augurio che faccio sia a lei che a tutti voi, ma lei ce l'ha insegnato, quindi siamo contente di questo. Ora passo la parola a Benissimo. Mia sorella. Grazie tutto. Insomma, in questo mondo di violenze, l'ultima è quella della perdita di quel ragazzo, Willy, che veramente è terribile. In questo mondo di violenza, avere a che fare con un momento di riflessione, di profonda riflessione, come ci invita questo testo, perché questo è un testo buono, un testo che ha a che fare col bene, con la bellezza, con la natura. È un testo ecologico, direi. Parla del mondo, della terra, del mare, dei sentimenti, anche se c'è un dubbio, anzi c'è perfino il rischio di fallire. Era presente questa condizione di perdita, la sconfitta, il fallimento. Forse era vero, avevo fallito, ma era ancora più vero che non dovevo fallire per sempre. Quando viaggiamo di solito abbiamo un punto di partenza e un punto di arrivo. Il mare che ho dentro non è nessuno di questi punti. Il fallimento. Fallimento, non posso non ricordare il mio grande amico Samuel Beckett. Ho sempre tentato, diceva Beckett. Ho sempre fallito, diceva Beckett. Non discutere. Fallisci ancora, fallisci meglio. Samuel Beckett. E sì, perché questo testo porta perfino ad un'attesa, l'aspettando. Ha a che fare con Waiting for Godot? Forse di sì. Ma qua c'è un'azione speranzosa. Ma vedremo l'aurora. Passo la parola all'altra designer che ha curato. Pronto? C'è? C'è? Ok, prego. Buonasera a tutti, naturalmente io mi accodo ai ringraziamenti di mia sorella, a tutte le persone che hanno partecipato, ai presenti,
naturalmente a Rosa, che ci ha consentito di accompagnarla in questo viaggio così personale ed intimo. E io sono l'illustratrice Laura Fedele e quindi vi parlerò in maniera un po' più specifica delle tavole che troverete all'interno del libro. Le tavole sono state realizzate con una tecnica mista che miscela pittura tradizionale d'acquerello e pittura digitale. La loro nascita e la loro finalità è stata duplice. Da un lato si propongono di essere di supporto al testo, quindi abbiamo cercato di tradurre in immagini quelle che erano le sensazioni e i concetti che Rosa sapientemente riusciva ad evocare tramite le parole. Trattandosi di un libro molto introspettivo e in qualche modo intimo, noi abbiamo sentito l'esigenza di fare con Rosa un percorso quasi psicologico per cercare di tirare fuori quella che era una sua identità illustrativa. Il nostro desiderio in realtà era quello che attraverso le forme, i colori, la simbologia, Rosa potesse sentirsi rappresentata dai disegni, così come si sentiva rappresentata dalle sue parole. Queste preferenze di Rosa sono state naturalmente successivamente veicolate dalle conoscenze tecniche in merito alla psicologia del colore e soprattutto al suo grandissimo potere evocativo. Per la composizione fisica e biologica dell'occhio e del cervello umano, alcuni tipi di accostamenti e bilanciamenti cromatici ancestralmente toccano delle corde dell'animo e evocano delle specifiche emozioni e degli specifici sentimenti in maniera quasi universale. Sottolineo la parola quasi perché in realtà ogni percorso esperienziale viene introiettato dall'individuo e quindi da lui dotato di significato basandosi non solo sul proprio vissuto ma anche rispetto al proprio background culturale. In Occidente il colore nero per noi è il colore che identifichiamo con il lutto. In realtà, ad esempio, in Giappone il colore del lutto è il bianco. Questo ci fa ben comprendere come anche un'immagine molto minimale fatta di colori e forme molto essenziali possa essere decodificata in maniera molto differente dalle persone e rispetto allo spettatore. Da qui arriviamo un po' alla seconda finalità delle tavole, che diciamo avviene dopo per l'appunto la lettura del libro di Rosa. Dopo averlo letto abbiamo naturalmente anche noi interiorizzato delle frasi, delle parole e quindi ci siamo riconfrontate con lei e in tantissime lunghissime ore di chiacchierate fase covid tanti concetti hanno avuto la possibilità di essere anche ampliati e quindi abbiamo avuto l'opportunità di inserire anche nuovi messaggi all'interno delle immagini. Effettivamente voi troverete le illustrazioni titolate singolarmente alla stregua di capitoli scritti. Questo perché come tali devono essere intesi ed interpretati. Il nostro intento era quello di invitare il lettore a fare per l'appunto una lettura delle immagini. La lettura delle immagini è qualcosa a cui noi non siamo abituati, diciamo, nell'immediato, nel quotidiano. È qualcosa che richiede tempo e richiede anche un po' di forza di volontà, in questo senso. Io penso che un modo efficace per approcciarsi alla lettura di un'immagine è quello di farlo in due step conseguenziali. Il primo è di approcciarsi come ad una melodia. La melodia è qualcosa che non ha necessità di essere compresa, è qualcosa a cui ci abbandoniamo e le sensazioni che ci evoca per noi sono facilmente riconoscibili. Sappiamo se una melodia ci comporta tristezza, rabbia, allegria e in questo c'è una frase di Kandinsky che io vorrei leggervi che secondo me è molto efficace nello spiegare questo concetto. Kandinsky dice: il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull'anima. Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto. L'anima è un pianoforte con tantissime corde. Successivamente però noi dobbiamo approcciarci anche come ad un testo scritto, perché mentre la melodia può essere immediata e di pancia, a volte viscerale, noi lo sentiamo la sensazione che ci sta trasmettendo. Poi ci approcciamo come ad un testo scritto e quando leggiamo qualcosa, quando leggiamo il capitolo di un libro, oltre ai concetti generali, noi riusciamo anche a cogliere determinate parole, determinate frasi, magari le sottolineiamo,
perché per noi sono maggiormente rappresentative, sono evocative, ci sono dei ricordi che associamo a queste parole, o magari quelle parole sono riuscite a trasportare, a tradurre un'emozione che noi provavamo, ma che non riuscivamo a portare fuori. Purtroppo l'immagine ha fissità, e quindi questo vuol dire che noi nello stesso momento abbiamo l'intero capitolo e anche tutte le frasi sottolineate, quindi sta anche a noi cercare di scorgerle quelle frasi. Ed ecco qui che magari il disegno di una porta, a seconda di come essa sia rappresentata, può diventare segno e simbolo di chiusura o di apertura verso nuove potenzialità, nuovi progetti, per il coraggio di aprire quella porta e affrontare quello che c'è dietro. Diciamo che noi speriamo che i lettori colgano ed accolgano questo invito ad effettuare la lettura di queste immagini, per avere a disposizione quindi scoprire un libro del libro e quindi avere una doppia esperienza in questo senso. Sicuramente, sicuramente. Come dicevo, questo testo ha tanti rimandi e, come dicevo, ha a che fare con la semantica, lo studio della parola, e con la semiotica, quella dei segni, quella delle indicazioni grafiche. Questo testo narrativo d'improvviso diventa anche testo drammaturgico. È ancora giorno e il viaggio è iniziato da poco. Arriva a scorgo ancora il borgo dei pescatori accompagnato dal volo dei gabbiani. Intravedo i suoi vicoletti senza tempo, le case senza porte, il sorriso di una donna che non ha più intenzione di barattare un solo attimo di vita. Il sole illumina un uomo mentre getta le reti in acqua. Quel gesto intriso di sacralità e quotidianità, di nulla che lascia spazio al tutto. Mi chiedi, sei pronta a gettare le reti? Rispondo, sono pronta. Aggiungi, farai pesche miracolose. Getto le reti costruite a volte velocemente, altre volte faticosamente. Le ho cucite spesso e ne ho sciolti nudi negli anni. Sono ferme, ma pronte da tempo. Aspettavo il momento giusto, è arrivato quello opportuno. Insomma, testo narrativo diventa testo drammaturgico, testo teatrale. Ci sono i protagonisti, ma è sempre lei, da bambina, da adolescente, da donna, da madre, con i suoi dubbi, i suoi ripensamenti. E adesso diamo la parola a chi ha messo su questo testo, che in questo momento di crisi generale, se mi consentite questa parentesi, ma è necessaria trovare persone, imprenditori che ancora credono nella parola, nel bene, in un libro. A mio avviso il libro non morirà mai. È un po', come diceva Eco, come la forchetta. La forchetta vivrà per sempre. Per me, tutti i PC, i computer, tutte le tecnologie che vuoi, sentire il profumo dell'inchiostro, toccare la pagina, vederla, la scrittura. Lei parla perfino di una scrittura con la penna, l'importanza di questo, e recentemente ripescata questa importanza di scrivere a mano, perché aiuta a crescere e anche ad usare, una volta si diceva così, la bella grafia, la calligrafia. Oggi non c'è più tutto questo. E allora passo la parola all'editore, che si vuole accomodare vicino a noi, Marco Marchese, della casa editrice gestita magistralmente da lui e da disponibilità ad accogliere a chi esordisce, come Rosalba, che ha creduto in Rosalba Volpe. Marco Marchese, qual è stato questo strumento di divulgazione della cultura, la genesi del libro, la tua, la sua disponibilità a dare credito a Rosa Volpe?
grazie. Prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che siete voluti essere qui, voglio ringraziare il professor Borriello perché ci ha dato l'opportunità di fare questa prima presentazione in questa splendida cornice. Poi voglio ringraziare naturalmente Barbara, Laura per il lavoro che hanno fatto, e in particolare poi quando leggerete il testo e troverete queste tavole che sono state disegnate, questo è, come diceva prima Laura, è una doppia esperienza, perché si arriva a quel punto, si osservano le tavole e si rivive di nuovo l'emozione del libro attraverso le immagini. Quindi questo è un po' un aspetto innovativo che abbiamo voluto inserire in questo libro. Com'è nato? E poi naturalmente voglio ringraziare Rosalba, perché insomma come è arrivata Rosalba a me? I casi della vita, in realtà ci è arrivata attraverso Angelina Pentinato, e quindi sono questi percorsi, no? Dalla grande Torre del Greco al piccolo borgo di Cleto, perché la casa editrice è stata fondata nel novembre scorso proprio a Cleto, in Calabria, in provincia di Cosenza. Quando mi è arrivato il testo io sono rimasto letteralmente fulminato, folgorato, ce l'ho detto immediatamente: io questo libro lo voglio pubblicare. Perché, vedete, i libri sono qualcosa di particolare, però attenzione, noi non dobbiamo subire, non dobbiamo sacralizzare il libro. Voglio fare un ragionamento. La mia passione è una passione che coltivo ormai da tantissimi anni, no? A casa i libri, ormai con Riccardo non sappiamo più dove metterli, forse sono più di 3.000, insomma. Infatti ci stiamo procurando delle nuove librerie, perché ormai sono finiti, accatastati negli angoli, insomma, e quindi hanno bisogno di posti sicuri. Però attenzione, i libri non sono, dobbiamo dirlo, non sono tutti belli. Ci sono anche i libri scritti male, ci sono anche i libri noiosi, ci sono i libri brutti, ci sono addirittura alcuni libri che possono essere addirittura nocivi. Allora bisogna fare una selezione. Con i libri, con la letteratura, bisogna essere implacabili, bisogna selezionare bene, perché vedete, la vita è veramente troppo breve per poter avere la benché minima possibilità soltanto di visionare l'enorme letteratura che viene prodotta. Quindi bisogna essere altamente selettivi. Poi nel corso del tempo a me è accaduta una cosa: ho trovato nella mia libreria alcuni libri che ritenevo inutili, noiosi e anche uno addirittura nocivo. Allora mi sono posto un problema e ho detto: ma adesso cosa ci faccio con questi qua? Allora mi sono un po' arrovellato, perché ho ragionato, no? Buttare un libro? Assolutamente no. Bruciarlo? Sarebbe la cosa peggiore, perché andremmo a rievocare momenti della storia veramente drammatici, no? Quindi assolutamente no, io non brucerei neanche un libro che ritengo nocivo. E allora dici: ma se non merita questo libro di restare nella mia libreria, nella mia biblioteca, come posso sistemarlo? Lo dono, però se lo dono lo infliggo a qualcuno e quindi non va bene nemmeno. Lo regalo ad una biblioteca, c'era qualcuno che mi aveva detto addirittura di regalarlo alla costituenda biblioteca del carcere di Cosenza. Ho detto: vabbè, ma scusa, non ho capito, se non va bene per me, perché deve andare bene per i detenuti ma per qualsiasi altra persona? Quindi non andava bene lo stesso, e però intanto pesavano, non erano degni di restare nella mia biblioteca. Allora una mattina mi è arrivata l'idea di risolvere il problema e li ho restituiti. Li ho semplicemente impacchettati e li ho rispediti all'autore. Ce n'erano due in particolar modo, scritti da una persona che naturalmente, per una questione di educazione, non citerò mai e non vi dirò mai, notissimo giornalista in Rai, del quale ne avevo più di due di libri. Uno me lo sono tenuto perché era una cronologia della storia d'Italia, peraltro scritta bene, quindi quello l'ho tenuto. Allora gli altri due ho pensato di disfarmene in questo modo: li ho impacchettati e li ho restituiti scrivendo un biglietto garbato: non mi sono piaciuti, li restituisco, vedrei un po' cosa farci. E ho trovato, quindi, questo per dirvi che cosa? Ecco, che bisogna essere selettivi. Allo stesso tempo non dobbiamo subire questa sacralità dei libri, perché ci sono anche quei libri che non vanno bene,
ma ovviamente non è il caso di questo testo, perché come vi dicevo prima mi ha letteralmente folgorato fin dall'inizio. Poi, per quanto riguarda la casa editrice, l'editore, gli editori sono soltanto degli strumenti che si prestano e che devono essere a servizio naturalmente di chi scrive. Poi dietro naturalmente un libro c'è tutto quanto un lavorio, perché non è soltanto il discorso di comporlo, non è soltanto il discorso della composizione digitale, della stampa, dell'odore dell'inchiostro, ecco, c'è tutto quanto questo lavoro anche di componimento, come in questo caso, no, delle immagini, e di mettere poi tutto nella giusta posizione, perché anche, lo vediamo nelle frasi, no? L'importanza di una virgola, quanto può incidere, quanto può cambiare il significato di una frase. E quindi anche la composizione, l'impaginazione di un libro ha una sua estrema importanza, perché se è sbagliata può naturalmente far perdere molto al testo, all'opera, al volume che abbiamo fra le mani. Quindi da buon editore che cosa posso dirvi? Andate via di qui senza portarvi via il vostro libro, anzi oggi è una grande opportunità, perché così potete anche portare a casa un bel volume con l'autografo dell'autrice. E con questo vi ringrazio, sono davvero contento di essere qui, grazie per essere venuti, grazie davvero. Ringraziamo Marco Marchese della Edicina Officine Editoriali d'Acleto, è una bella casa editrice che dà spazio, dà coraggio, ponderando severamente sulle scelte. E andiamo a concludere, e ovviamente lo fa lei, Rosa Volpe, e vi ripeto, è un testo da rivedere, rileggere, e i riferimenti ne sono tanti. Ho perfino rivisto Amarcord di Fellini, La nave Rex con la Carmela, che è una nave dello bisnonno degli avi di Rosa, che avevano questo bastimento, questa nave, si chiamava Carmela, e mi sembra di vedere in Amarcord il Rex che si allontana. Mi porta a tanti riferimenti, a tanti agganci col cinema, col teatro, con la pittura, col disegno e con tutta una serie di poeti. Ma non vado oltre, passo la parola a Rosa Volpe. Grazie a tutti per esserci, al professore nella sua duplice veste di attore e moderatore, ma sicuramente prima di tutto di uomo di spessore. Ad Angelina per avermi accompagnato. Laura e Barbara per il feeling, direi storico. Praticamente sono stata una segugia di Barbara sui social ormai da 5-6 anni. Un giorno pubblicammo insieme un post senza saperlo sull'autunno che parlava dell'arancio. E io dissi, è lei, mi seguirà lei. Marco, che sì, insomma, è una persona speciale con il quale è stato semplicissimo costruire questo libro in maniera ponderata, intelligente come lui, e sicuramente anche molto 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 amabile. Grazie. È dura parlarvi, perché chi mi conosce meglio, chi mi conosce peggio o chi mi conosce poco semplicemente. Questo testo è un sogno che ho realizzato e che sono fiera di aver realizzato. È un sogno scritto naturalmente, è un sogno che mi è costata tanta fatica, impegno, lavoro, determinazione, disciplina, svegliarmi per più di un anno e mezzo alle 5 di mattina e scrivere, e avere i manoscritti, correggere. Non è stato tutto così immediato. Perché dal momento in cui realizzi di avere un talento, e già ce ne vuole, ci ho messo quasi 40 anni per capire di avere questo talento, in generale di averne uno, perché chi mi conosce sa, mi sono laureata, 110, master, parlo due lingue, esperienze a destra, a manca, mi sono abilitata come commercialista da
da sposata, insomma, i titoli accademici non mi mancano, ma vi dico, non mi bastavano, perché non ero io. Oggi molti mi hanno chiesto se emozionata, come sei, come non sei. Sento di essere nei miei panni, me stessa. Poco, molto, bello, brutto, lascio a voi chiaramente l'obiettivo e quello che il mio libro vi possa piacere. Però vi garantisco che piace a me. E questa è la cosa che mi rende veramente gioiosa. È evidente che tutto questo nasce dalla donna che è felice. E sono felice perché ho un uomo accanto meraviglioso che voglio ringraziare. Primo lettore, primo correttore, si svegliava anche lui alle 6:30 di mattina. E non è stato semplice per un anno e mezzo che mi doveva accollare, ti piace o non ti piace, però vi garantisco che lui non è che fa l'ingegnere, lui è nato ingegnere, quindi insomma è stato semplice trovare tutti, cioè sai, c'è chi studia ingegneria e diventa ingegnere, no, lui c'è nato, quindi c'è questa differenza. Questo libro nasce, come già ho detto, all'interno, magari come, non so se si... E vinto, io ho cominciato un percorso di carattere terapeutico, un percorso che però non avesse la volontà di andare a scavare nel passato cose che mi avevano potuto più o meno fare soffrire. Io volevo capire chi ero a livello professionale, perché mi era chiara la donna, mi era chiara la mamma, mi era chiara la moglie, ma non mi era chiara la professionista. E quindi sono arrivata con una domanda chiara: io professionalmente chi voglio essere? E lì è stata dura, confesso che ci sono stati momenti molto duri, però ad Angelina devo la determinazione, è una grande capatossa, lo devo dire, lei, e non è stato bellissimo scoprire insieme questo talento, che io onestamente non pensavo di possedere. E poi è cominciato questo viaggio, un viaggio bellissimo, e nel quale mi sono rivista tante volte. Nel testo io ho sempre desiderato una macchina da scrivere per l'Epifania del 1986, ma non l'ho mai ricevuta perché un po' all'icona era che le bimbe dovevano avere i bambolotti perché non dovevano fare le mamme. Va bene, ci sta tutta, figuratevi. Però quella macchina da scrivere mi è sempre un po' mancata. Per una casualità arriva a casa mia una macchina da scrivere appartenuta a mio nonno materno, e lì leggo il segno, e gli è arrivata, ci sarà un motivo. Così tutte le mattine sveglia alle 5, caffè alle 5:10, tocco, sai, per più di un anno e mezzo questa macchina da scrivere, e nasce questo testo. E, ripeto, è qualcosa di imprevedibile, ma di assolutamente conforme alla mia persona. Siamo qui in questa villa meravigliosa che viene definita una dimora domestica. Mi piace molto questo termine domestico, perché domestico deriva dalla parola latina domus, casa, ma domus è anche dimora, è anche domina, è anche dominare. Questo testo è stato scritto in cucina. Chi mi conosce sa che la mia casa non è grande, quindi il mio spazio è stata la cucina. Quindi un testo scritto in cucina che viene presentato in un luogo che riguarda un grande Giacomo Leopardi, che però viene definita questa villa dimora domestica o dimensione domestica. Io credo che fondamentalmente abbiamo bisogno di sentirci a casa, sempre. Ci si sente a casa in ufficio, ci si sente a casa quando non sei a casa o quando lo sei veramente, quando parli con un amico, quando non parli con un amico. Io spero che leggendo questo testo voi possiate sentirvi a casa, così come io mi sono sentita quando l'ho scritto. E poi dominare. Dominare non significa potere sugli altri, dominare significa ascoltarsi, seguire se stessi, le proprie passioni. All'università sognavo di diventare manager, era uno dei miei sogni, me lo dicevano tutti che c'erano le qualità, e infatti c'erano, ma forse non avevo capito bene manager di cosa, principalmente di se stessi, bisogna sapere menage, no? Anche il francese ce lo dice, menage, manager, gestire le proprie emozioni, la propria vita, i propri sogni, se stessi,
non con l'obiettivo di volersi dominare, ma piuttosto con l'obiettivo di voler crescere. Questo è il testo, una voglia di crescere, una profonda voglia di crescere. Il testo si conclude con chiaramente un paragrafo dedicato a mia figlia, l'Aurora. Nome scelto in maniera casuale, apparentemente, ma che poi si lega al mio, Rosalba. C'è sempre la possibilità di una nuova Aurora, una nuova vincita. Dipende da noi, dipende da quello che vogliamo. E io lo voglio. E grazie di essere qui. Il sole piano piano sta scomparendo e farà spazio al blu della notte. Stasera ci saranno molte stelle, guardale, ti indicheranno come ritornare a sentire col cuore, senza dolore, per ciò che è stato e con la certezza di ciò che è. Domani ti attende una meravigliosa aurora. Grazie a tutti.